primo maggio, beh, ragazzi, Zen Circus non potevate assolutamente mancare, occasione particolare e tra l'altro primo maggio diverso, diciamo, una nuova direzione dal punto di vista musicale, come la trovi? Sì, guarda, io me ne sono accorto subito ieri arrivando alla conferenza stampa e vedendo anche il cast, c'è stato un grosso sforzo a livello di cast e di immaginario per essere ancora più coerenti con l'attualità musicale italiana, una cosa che parallelamente l'abbiamo vista anche, se lo posso dire, anche a Sanremo quest'anno e nelle ultime edizioni. C'è un più forte tentativo di stare ancorati sul tempo attuale, è una scelta che noi ci ha fatto molto piacere ed è bello arrivare adesso noi, al primo maggio, in un momento dopo tanti anni di carriera fatta in cima del paese reale, ritrovarsi idealmente uniti anche con tutti questi ragazzi nuovi è una grande soddisfazione, fra l'altro nemmeno farci la figura dei decani o dei vecchi, ma trovarsi alla pari è veramente bello, perché adesso c'è una forte componente paritaria nella musica che non c'era quando abbiamo iniziato negli anni 90, c'erano dei gruppi di fascia altissima e dei gruppi di fascia bassa, si diceva così a quei tempi, adesso c'è una grande orizzontalità, è molto bello veramente. E diciamo che quello che comunque non è mai mancato nella vostra produzione musicale è proprio quello che brucia dentro, la passione per la musica che brucia, un po' riprendendo anche quello che è il titolo del vostro ultimo lavoro. Sì, sicuramente il titolo dell'album è significativo, quel fuoco di cui si parlava può essere un fuoco confortante, un fuoco domestico o anche un fuoco di rivolta, un fuoco di distruzione, un fuoco di qualcosa di pericoloso. Per noi la musica l'abbiamo sempre vista come un'attività totalizzante, totale, un'attività che ci ha sempre preso al 100%. Abbiamo sacrificato anche alcune sicurezze che potevamo avere, alcune possibilità, alcune chance della vita. C'è chi come il maestro ha rimandato gli studi, il maestro sta diplomando in conservatorio ma sta rimandando continuamente questa sua scelta. Certo, sì, è stato un periodo molto, molto denso, abbiamo fatto questa scelta di far uscire un nuovo disco molto a ridosso di quello prima, perché era un momento di artistico vivo per noi e è stato bello anche per me partecipare comunque a questa evoluzione che sta dando dei bei risultati. Quindi un fuoco come urgenza espressiva. Ma sentite, ultima domanda è, quali possono essere le catene, riprendendo il titolo anche del vostro singolo, le catene che oggi possiamo vivere, la musica può vivere? Guarda, le catene è un simbolo che è molto ambivalente, perché le catene possono essere anche delle catene da spezzare come quelle di uno schiavo, o possono essere anche delle catene però che tengono, metti ancorata una nave in un porto per difenderla dalle tempeste, quindi questo tema che abbiamo messo delle catene è ambivalente. Attualmente ci sono delle grosse catene che tengono imprigionate le persone a livello di prospettiva, ci si sente inchiodati in casa, inchiodati in una routine, inchiodati, incatenati a un presente che non sembra svoltare mai verso il futuro. Il nostro auspicio è che la storia si disblocchi, la storia sembra essere stata ferma nell'ultimo decennio, c'era quasi una sensazione di fine della storia, se si riuscisse a rompere questa catena e ripartire verso una specie ideale, come diceva un intellettuale, un ideale, fare bingo con le idee della storia, sarebbe veramente bello poter ricominciare a scommettere sull'avvenire e magari a volte anche imbroccarci.